16.03, ritorniamo in diretta dopo questa pausa che ci ha accompagnato, che vi ha accompagnato lungo tutto l'intervallo. Come l'hai vissuta, Marco? Vabbè, veramente un grande disagio, ma insomma. Perché? Che cosa è successo? Ma meglio non dirlo, anche perché penso si sia aggiunto un altro ascoltatore, visto che siamo a quota 10, quindi... Con quota 10.000 ovviamente. 10.000, sì, 10K. 10K d'ascolti, sì. Comunque niente, sono ancora sul nell'intervallo un po' la partita di Serie A tra Juve e Benevento, che si è conclusa ovviamente tardi, perché sono stati 3 minuti di recupero 30 con il secondi bar. Della sostituzione. No, emozione. Che non ci sono stati 4:30. Quindi niente, ecco, adesso le squadre tra poco ritorneranno in campo per il secondo tempo. Ricordiamo il punteggio 1-2 per la Juventus, doppietta di Dybala. Francesco Dotti. No, doppietta di Dybala, alla quale non è bastato per rispondere il gol di Diabaté del Benevento. Marco, andrai a vedere il nuovo film di Antonio Albanese? Non penso, anche se mi sta tendenzialmente simpatico. Non è il nuovo, che questo serve? Credo sia quello... No, sì, questo è quello nuovo che esce nei cinema. No, quello con la Cortellesi non è come un gatto in tangenziale, questo. No, no, questo è... Questo con la Cortellesi dovrebbe essere quello, sì. Ah, là, te lo vedrai. Cioè, su Sky Cinema, me lo vedo io lunedì sera su Sky Cinema. Sto in bocca pure io. Che mi sono fatto l'abbonamento adesso. Ah, ok. A questa piattaforma di network di cui non diciamo il nome, ovviamente. Che hai appena detto 5 secondi fa. Quindi vabbè, insomma, questa piattaforma di visione Io mi dissocio a nome di tutta la radio e anche a nome di Marco. No, quindi abbiamo fatto pubblicità gratuita a Sky per i nostri 10 ascoltatori. Insomma, Sky avesse visto, esatto, esatto. Non sono 10, sono 10.000 sempre. Cioè, quindi 10K, stiamo aspettando il ritorno di secondi tempi della Serie B e della Serie A. Tanto mandiamo un'altra cosa musicale. Della Bundes, della no, Bundes. No, vabbè, insomma, in realtà c'è tanto di cui prendere, parlare. Da 5 Marco, minuti. Mi fai leggere le partite? Sì, però ti devi alzare e vieni qua, perché non sposto questo monitor. Arrivo con... Anche perché comunque è una Premier molto interessante, soprattutto per quello che succederà questo pomeriggio, perché le partite delle 14 sono importanti, ma quelle delle 18:30 può esserla ancora di più, perché c'è il derby di Manchester tra City e United. Vieni, Matteo. Vabbè, adesso sta arrivando. Allora, leggiamo le partite di Premier. Risultati, per si favore. È già giocata Everton-Liverpool con il risultato di 0-0. Ricordiamo il Liverpool. Il derby del Merseyside. Ma lei non sa leggere niente. E ricordiamo che Liverpool giocava con molte riserve, non con la formazione titolare. Andiamo a vedere qualche... Sì, ti giuro. Andiamo a vedere chi gioca. Vedi, mancava Salah al suo posto, Inks, c'era Solanke al posto di Firmino, c'era Mané. Quindi una formazione molto rimaneggiata con Liverpool. La gag con Liverpool che è concentrato, insomma, sul ritorno in vista del Manchester City di Champions League, ovviamente. Andiamo a vedere tutte le partite invece che si giocheranno alle 4. Anzi, sono già iniziate, siamo al settimo minuto. C'è Bournemouth, Crystal Palace, Brighton, Huddersfield, Leicester, Newcastle, Stoke City, Tottenham Hotspur, Watford, Burnley e West Bromwich Albion, Swansea, con alle 18:30, partita che non seguiremo perché staccheremo prima perché non ci va, Manchester City, Manchester United, il derby di Manchester, non perdetevelo. Ma magari vedete. Comunque non siamo mai rimasti alle 18:30 qua, quindi insomma non è che non ci vada, è che effettivamente... Così, comunque, peraltro c'è anche la Super League dell'Albania con il Vlasnia, che supera 4-0 il Lushnia, e il Luftetari Girocastra, che pareggia, impatta in casa contro il Teuta, partita a reti inviolate. In Algeria invece cominciava da 5 minuti Paradou McAlger e sono ancora sullo 0-0. Ma davvero, questo sta a leggere queste cose. Sono squadre che segnano molto. Marco, mi vai a vedere il campionato. Mentre l'Asian Cup Woman vede il Giappone avanti sul Vietnam per 2-0. Grazie mille. Quindi le donne, le giappe. Sì. Le giappe. Comunque tu le chiami. Le geishe, sì. Le geishe contro le... Che era il Vietnam? Valerio, ti piacciono le giappe? Le giappe? Attenzione, perché Bundesliga cambia il risultato ed è quello di Augusta. Vedi come dove con molto augustamente ti annuncio del Bayern che è passato in vantaggio. Oddio, c'ho la Coca-Cola in mano. Con il gol, adesso lo andremo a vedere, di James Rodriguez. Quindi Tolisso prima e poi James Rodriguez, sì.
diciamo, sono due gol che hanno da vederli qui, eh? Sì, sì, vediamo adesso, descriviamo anche. Intanto siamo pronti per i secondi tempi con Juventus e Benevento, che sono pronti a scendere in campo. Beh, autogol di Sule, veramente possiamo dire tafazziano. Qua insomma intanto succedono cose che vanno oltre il mio controllo. Comunque sì, è stato molto sfortunato Sule, possiamo dire, perché la palla gli è sbattuta poi in faccia. Invece il gol di Tolisso è stato un bel inserimento. È stato un bel inserimento di Tolisso di testa. Mentre il 2-1, andiamo un po' a vedere il 2-1 di James Rodriguez, il grande colpo dell'estate. Bayern ha fatto girare bene palla sulla tre quarti campo. Il pallone è arrivato un po', insomma, poi a James Rodriguez dopo un lungo giro vagare. Pallone d'area di rigore, James Rodriguez ha ricevuto palle davanti al portiere, è stato freddissimo. Tanto qui in studio ci siamo dati al rugby. Sì, 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 no, ho notato. Abbiamo segnato ben 3 punti. Ecco Massimiliano Allegri inquadrato. Quali sono state le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo la partita di Champions League? E soprattutto se ci vuoi ricordare i risultati di Champions League e Europa League. Ricordami l'idea. Questo punto fai te qualcosa, non fai mai nulla. Sei tu che hai davanti il computer del nostro, sì, ma un po' di memoria, cioè sono allora, quattro partite. Cominciamo Juve Real, che sappiamo tutti che è finita sul punteggio di 0-3. Va bene, ok, con Dybala espulso. I marcatori, doppietta di CR7 e gol di Marcelo. Ok, come succede di solito? Come succede di solito? Barça-Roma 1-4. Ok, 4-1. Poi abbiamo Liverpool-Manchester City, che si è conclusa sul 3-0 con tutti e tre le reti nel primo tempo. Mi sembra i gol di Salah, Oxlade-Chamberlain e Mané. E poi abbiamo Siviglia-Bayern Monaco. Poi una domanda per te sul Liverpool. Vai. Siviglia-Bayern Monaco si dovrebbe essere conclusa col 1-2? Sì, per il Bayern Monaco. Ok, con i gol di Sarabia per il Siviglia, sì. E i due gol del Bayern Monaco. La memoria mi tradisce purtroppo nel momento clou dell'elenco. Comunque il vantaggio l'ha fatto Thiago Alcântara, il pareggio mi sfugge. Il pareggio mi... Ma okay. Secondo te Mané è disgustese? Perché? Perché questa? Mané è un gran bel giocatore. Il Liverpool ha costruito la sua fortuna su questo attacco. Sono meno solidi dietro, ma sicuramente quando vanno in velocità non ce n'è per nessuno. Intanto Diabaté svolge uno strano rito apotropaico. Perché praticamente si è fracicato le cosce. Si deterge le cosce con l'acqua. Ma che accade? Sì, là non lo so, ma non era accaldato, ma non era sì, secondo me l'albigorito fa molto caldo. Era acqua, quello era un rito che si faceva tra le società zande della. Era urina. Era un rito che si faceva tra le. Ma invece magari quella non era acqua, ma era quel gel, insomma, trasparente. Era un rito che si faceva tra le società zande, dove si uccidevano i polli e con il sangue e un estratto di erbe si decideva chi fosse il colpevole. Ma tu nel perché villaggio, perché ho studiato antropologia. Sì, però questo era Zambia, no. Questo però era trasparente come liquido, quindi tutto ci fa pensare che fosse acqua. Però la globalizzazione ci ha portato poi a proprietà chimiche che possono anche cambiare poi. Ecco. Vabbè, insomma, sì. Mbappé. Sì, certo. Ah, okay. Quindi sta ricominciando i secondi tempi, seguiremo. Sta ricominciando i secondi tempi. Buongiorno e buongiorno a tutti, signori e signore, pubblico maschile e femminile. Ma soprattutto sta ricominciando Benevento Juventus. Marco, le partite di Serie B? Sì, sono ricominciate anch'esse. Anch'esse? Anche se qua da diverso tempo, perché sono finite tutte in orario. E non trovi che anch'esse sia un'espressione un po' desueta? Beh, no, perché comunque esse è un pronome. Sai qual è la cosa bella di desueto? Che è una parola desueta. L'ha già detto durante la trasmissione di oggi. Lei è un po' ripetitivo, se posso permettermi. Lei è un po' ripetitivo. E quindi, insomma, ecco, adesso è ufficialmente ricominciato il secondo tempo della Juve. Col Benevento. Questo Benevento come lotta di cuore. Però sì, poi sì, la Juve riesce a recuperare il pallone. Si lotta a centrocampo. Parola a Marco che sta a Cagliari. Che cosa ha fatto Gio Pedro, Marco? L'hanno beccato il doping, insomma, l'antidoping, e quindi l'hanno squalificato. La cosa positiva ho sentito una voce tramare nell'ombra, che cosa, forse è Mister la cosa positiva dal mio punto di vista fantacalcistico, che Barella è diventato rigorista e da quel momento il Cagliari ha cominciato a prendere rigori a grappoli. Tu sai che hai delle callipigie in faccia? Callipigie? Cosa sono delle callipigie? Le chiappe.
Sì, sì, ma vabbè, non, questo termine da dove l'hai tirato fuori? Dalle sculture greche, no? Ah, le Callipigia. La Venere Callipigia, no, perché aveva un bel sedere, un bel di dietro. Ho capito. E da dove deriva, secondo te? Dal greco. Cioè? Non basta, Kalos. Insomma. E... No, no, mi sono fermato a studiare greco in quarto ginnasio, quindi ecco, l'altra parola mi sfugge, però ecco, Kalos... Vabbè, lei è un ignorante, lei è la sua ignoranza è belluina. Kalos è un'ottima utilità. Kalos Kaiagatos. 1.300 benzina, la Kalos, veramente... Ma anche è, consigli sulle macchine. È una Toyota, è una Yaris. È una Daewoo. Daewoo? Tipo... Adesso si chiama Chevrolet. Matiz. No, Kalos. Kalos, Kaiagatos. La cagalocatia. Akatos. Marco, mi parli della batrachiomachia? La batrachiomachia. E anche dei paralipomeni. Che fine ha fatto? Ancora al Dortmund? Beh, controlliamo subito. Vedi, ma questo... cosa siamo passati che dalla batrachiomo? Non l'ho mai imparato a dirlo a Bartra del... Tanto secondo me in Premier ci sono qualche, c'è cioè qualche aggiornamento. Secondo me ha segnato, dici? Francesco Dotti col Brighton. In Premier. No, comunque no, Bartra è tornato in Spagna, Real Betis. Di Siviglia? Sì, per Real lui. Betis Balompié. Balompié, va bene, ci interessa anche questo. O Balompié. In Premier no, tutte sullo 0-0, siamo al quarto d'ora. A quanto pare forse c'è qualche aggiornamento. Il Colonia è passato in vantaggio. Visto che abbiamo citato la batrachiomachia. L'Erta, sì, l'Erta Berlino contro il Mönchengladbach. E poi ci sono altri riti apotropaici. Comunque, a proposito di Kalou, sai chi ha segnato? Salomon Kalou. Che giocatore fantastico. Quanti anni ha Salomon Kalou? Ormai penso una 62ina. Sì, dici. Sì. Salomon Kalou è uno di quei riti. Comunque, se ci volete scrivere qualcosa, ricordiamo che il numero WhatsApp per scriverci alla radio è 320-6922-565. Se non volete, va bene uguale. Ripeto, 320-6922-565. Se volete scriverci, ci fate un favore. Se non volete scriverci, ci fate il favore. Nel senso, non accendiamo il telefono. Quindi, qualsiasi cosa poi voi facciate, sbrigatevi, perché ai primi 10 che ci scriveranno, manderemo un paio di boxer di Marco nuovi autografati dell'alta stagione. Che sai, con le temperature il sudore aumenta e quindi lascia della sacra sindone un po' di... Vabbè, vi abbiamo allontanato giustamente il microfono, ma continuiamo a commentare i risultati di Champions. In particolare volevo portarti sul derby inglese, Matteo, visto che comunque sì, ti... Ma non mi volevi fare una domanda su Liverpool? Già fatta. Se in maniera disgustosa. Ah, okay. Era questa, era quella la, diciamo, no, la invece... corbelleria. No, corbelleria è una cosa serissima. Intanto la Juve attacca, attenzione, Quadrado prende palla in area di rigore, resiste spalla contro spalla e poi resiste, il campo, insomma, finisce e quindi palla fuori. La pubblicità Pollo Mauro lì dietro, penso, a correre. E niente, quindi insomma questo derby inglese, risultato a sorpresa, certamente, un 3-0 secco del Liverpool, sì. Che ne pensate? Diciamo che una maledizione, insomma, per il Manchester City questa sì, Champions. È un Liverpool che ha espresso un ottimo gioco, con anche la difesa del City che non ha fatto ciò che fa di solito, non è stata compatta, non ha creato un buon collegamento con gli altri reparti, c'è stato soprattutto un Company molto sottotono, Walker, ma anche tutti gli altri. Diciamo, quindi tutta la Company lì dietro, tutta la Company lì dietro funzionato. Si può dire che almeno erano da un po', parte erano mia un po' fermi, ti sembrano fermi. Tutti odiano la Dark, io odio solo stare fermo. Ti sembrano fermi nell'occasione, sì, di Godel Lear, un po' tutti come delle Stones, insomma. Sì, esatto. Fermi. Dicevo, erano fatti con di plastica, possiamo dire. Con di plastica, chi era? Malesani che sempre lui. Tutti fatti con di plastica. Tutti, dicevo, fermi, che fanno attenti. Almeno da parte mia. Attenzione che questo Benevento. Di Pala nel maglietta del Benevento. Non ho notato disfattismo, ma da nessun giocatore e anche da Guardiola che ha detto che, cioè, al ritorno ci sarà il vero match. Proprio con di plastica, essere così, guarda. Guarda, bene, sì, insomma, non è un termine radiofonico, però. No, per niente.